Eravamo persi con 100, eravamo meno di pescatori. Mo' stiamo crescendo noi e i ragazzi non vanno più a mare perché ormai da tutte cose proibite, non c'è porto. Altrimenti hanno trovano una strada, vanno con un'altra banda perché qua si può campare giù. Si può pigliare no annonnata, no autunno, no pesce spato. Nessuno tipo di pesce si può pigliare a mare, che amo che facciamo a mare. Guardiamo un bel divertimento, solo un bel divertimento si può andare a mare e basta. Falcidiati dalla crisi e dai vincoli imposti dall'Unione Europea. Fino a qualche tempo fa erano un centinaio, oggi ridotti a una quarantina. Sono i pescatori di Nicotera, paese turistico del Vibonese. Sono quegli stessi pescatori che durante la visita del premier Matteo Renzi hanno implorato più attenzione per il loro comparto, che hanno urlato la loro rabbia contro l'Unione Europea che ha limitato la pesca. Poi Renzi gli ha dato gli 80 euro, glieli ha dati a chi glieli ha dati? A noi ce li doveva dare, che siamo disoccupati, che non abbiamo una lira. Invece glieli ha dati a quelli che prendono già lo stipendio. Noi altri che non abbiamo una lira, che viviamo con 10 euro, 5 euro al giorno, a noi non ci ha dato niente. La loro sveglia è puntata alle 2, a quell'ora si alzano per andare a gettare le reti. Trascinano le loro vecchie barche in mare e attendono l'alba per tirare su le reti e sperare di avere fatto un buon pescato, che quando va bene frutta 50 euro. Una volta si campava, io mi sono sposato con il mare, diciamo. Adesso non, quello che ho fatto, non si può fare niente più. Quanto riuscite a guadagnare al giorno? Ma non c'è guadagno, perché quando non si va a mare in questa zona che non c'è porto, noi non possiamo andare. Ancora tiriamo la barca con le legne. Quindi quando andiamo riusciamo a prendere adesso. Se prendiamo 20 euro, 50 euro, 30 euro, quello, una volta no. La speranza di Nicotera, esclama questo pescatore, si chiama Porto. Devono fare il porto, si devono mettere in testa che Nicotera Marina sorge solamente quando faranno il porto. E ancora loro non se lo mettono in testa. Il porto, ci vuole solo il porto. Tutti i paesi che ci sono stati, che hanno fatto i porti, i paesi sono tutti, si sono sviluppati tutti.